Su, su. Sì, signore. Meglio? S'è levata. Scenderà per la cena. Bene. E l'ospite, la Genzi, è arrivata? Sì, oggi, alle 4. Col vento. Chi sia poi, l'ho ancora da capire. La Genzi, come? Non l'hai mai sentita? Io no, mai. Ma che fa? Canta? Ma no, che canta? Recita. Ah, credevo artista di canto. Buonasera. Dai, dai, Nina, sbarazzati. Ho voluto portarli. Tira un ventaccio, potevi il tuo soltanto. Ma anche tu all'uscita ti rimetterai il tuo. E senza no, no. Sì, sì. E finiscila perché comando io. Non c'è più estate, più stagioni. Anche il tempo è diventato impertinente. Devo sentire freddo per forza. Devi, sicuro, se lo fa. Ragazzine moderne, tutte caldo. Ma come? Non c'è ancora nessuno? Sì, signora Marchesa, su. Dio mio, salire io le scale? Ma se vuole, potrà tenersi anche qua. Scenderanno tra poco per la cena. Bene. È arrivata la Genzi? Sì, signorina. Guarda, credevo di no. Credevo di no? Perché credevi di no? Non lo so, così. Allora vado su. Aspetta, dove su, se non la conosci? Ma no, su dalla signora Elisa, dico. Bene, vai su, chi c'è? Il conte Mola. Ma è salito adesso il signor Giviero. Se c'è Mola, sono tranquilla. Dì all'Elisa che l'aspetto qua per non fare le scale. Una volta o l'altra di questo passo divento tartaruga. No, nonina, giù. Giù, s'aspetta tutti giù. Contrordine, non sale più nessuno. Ma è salito Giviero. Stupida. Vedi intanto che io discendo. Perché Giviero è salito? Stupida! Queste ragazze sono terribili, cara Marchesa. Io mi domando come fai a pensare che il conte sia disceso. Perché è salito Giviero. Ma io non l'ho pensato, nonna. Giviero è salito, il conte è disceso, dicendo che non deve più salire nessuno. E allora? Niente, nonna. Giviero è salito, il conte è disceso. Io ripeto. Non è così. Sarà così, ma non c'è proprio bisogno che tu lo dica, ragazza mia. Deve avere una gran paura la signora Elisa dell'incontro di questa sera di Giviero con la Genzi. Oh, questa poi. Sei matta? Alla spiaggia hanno detto che Giviero aveva prima la sua garçonniere tutta parata dei ritratti della Genzi. Ma non si è mai sentito dire che ne sia stato... L'amante, lo dica. Nina! Oddio, nonna, si sa? Io avrei detto l'amico, ma non si sa niente affatto, né di lui né d'altri, del resto. Poi non esageriamo. Un'attrice, amanti? Sì, ne avrà avuti, ma il fatto è che non si è mai potuto attribuirgliene uno con precisione. Saprà fare, Mola, saprà fare. Non chiudiamo gli occhi. La virtù, oggi, come va vestita? Non è propriamente un abito, Marchesa. Ma non dovete neanche lasciarla nuda, mio caro, se volete che si difenda. Cambiamo discorso. La mia paura è invece un'altra, dell'incontro di Eli con la Genzi. Eli? Dov'è? No, pensavo proprio a lui. Lo so. E come fai a saperlo? Perché non è qua e lei vuole che venga. Appunto. Ma si figuri, Marchesa, che si è messa in testa ad andare di sera e con questo mare sulla sua lancia a vela. Pazzie, tira un vento! Ma lo lasci andare. Meglio 100 volte per lui che vada sul mare anziché venire qua. Ma questa è pazza, fermetica. Che ti scappa di bocca stasera? Perché vedo... Che vedi? Che Eli corre pericolo? Sì. Se va sul mare? No, se viene qua. Ma fa il piacere. Enrico? Oddio, nonna, lo fa venire, lo fa venire. Che importa, a te se lo fa venire. Me l'aveva giurato che sarebbe venuto.
e ho il permesso d'Elisa di mandarlo a chiamare. Fatemi il favore, Enrico. No! No! Oh, insomma, la smetti? Sì, mio nipote, credo sia ancora a casa. Insomma, cercatelo e ditegli a mio nome che non tardi ancora a venire. Anche così, come si trova, non importa. E che avete l'ordine di non ritornare senza di lui. Dio volesse che s'adirasse per un ordine così ridicolo. S'adirerà, senza dubbio. Ma verrà per non darmi un dispiacere. Credi che s'adirerà di più, sapendo la ragione per cui tu vorresti che non venisse. Lei non sarà così ingeneroso da dirglielo. Oh, glielo dirò. Glielo dirò. Se lei glielo dice, io tu... lo farò pentire. Ehi, dico! No, lasciate, Marchesa. Bisogna rispettare le grandi infelicità dei bambini. Ne sono commosso quasi. Incredibile. Non l'ho mai vista così. Buonasera, Marchesa. Marchesa. Eccovi qua, voi due. Fa piacere vedervi insieme. Polo Sud e Polo Nord. Siamo stati sempre in ottimi rapporti. Personali, credo bene. Ma quando scrivete... È naturale, Marchesa. Io Sud trapassato, lui Nord, ultra giovine. E la Genzi? Già, la Donata? Ancora non è discesa. Ehi, la chiamano Donato? È così per uso, tutti. Ma mi dica, come donna? Mm? Che tipo è? Una buona figliola, dicono. Voi tacete. Sì, forse... Ecco, vedete, dice forse... L'ho avvicinata poco, veramente. È venuta su da poco, da quando io sto giù. Ma non è per questo. Ha fama di... Leggera. No, no, piuttosto... Capricciosa. Ma non nel senso di fatto, no. Scontenta, inquieta. Insomma, una donna difficile, direi. Non certo amabile. Ho capito. Superba. Scontrosa. No, no, scontrosa, forse. Ma non superba. Non per carattere, almeno. È l'animo in lei, come potrei dire. Permetti? Ma la Marchesa vuole sapere che tipo è come donna. E l'errore è qui, mi scusi, Marchesa. Perché? Ma perché un'attrice non è più definibile come donna. Volete dire che recita anche nella vita? Senza volerlo, per deformazione professionale. Ma niente affatto, sarebbe allora definibilissima. Una donna che recita anche fuori della scena. Genere esecrabile. No, io dico un'attrice, una vera attrice come la Genzi. Cioè che viva sulla scena e non che reciti nella vita. Sarà pure in qualche modo nella vita. E si potrà dire come. Tranne che per voi una vera attrice non sia più una donna. Una? No. Tante donne. E per sé forse nessuna. Povera la mia Marchesa, alle prese con questo cattivone di Salò. Caro Volpes, la mia Donata, non dia ascolto a Salò, Marchesa. È la più cara, semplice creatura di questo mondo. Ma mi vuoi dire, scusa, come l'hai conosciuta? Come? Da piccola, compagna di scuola. Oh, allora, io credevo da poco tempo. Amica, sì, da poco tempo. Posso dire ritrovata. Ne avevo perduta quasi ogni memoria. Quando incominciò ad essere per tutti la Genzi, mi ricordai d'un tratto che avevo avuto da piccola una compagna di scuola di questo nome. Genzi. E che si chiamava proprio Donata. Una ragazzina timida, magra, sempre appartata. Tanto che non mi parve in prima ammissibile potesse essere lei. Le scrissi. Era lei. Mi invitò ad andarla a trovare una sera nel suo camerino a teatro. Si ricordava di me anche lei. Non solo, ma... mi fece sovvenire di tante cose che io avevo dimenticato. E lei... no. Piccole cose d'infanzia. Cose da nulla. Ingenue. Per dirvi com'è.
E ti sei affezionata? Subito, ma sempre in giro. Ci scriviamo. Ora l'ho invitata qui da me a passare qualche settimana con la promessa che non l'avrebbe vista nessuno. Perché ha veramente bisogno di riposo. Nostalgia? Che c'entra nostalgia? Di che? Dico questa sua amicizia per voi. Nostalgia della sua anima bambina, della freschezza dell'infanzia lontana. Possibile, sì, il piacere di ritrovarsi con voi in un ricordo lontano di se stessa. Ma quando? Ma dove? Non pensiamo più né io né lei alle bambinate nostre di allora. Io non la posso credere sincera. Oh, Nina, e di dove scappi fuori? Ha sentenziato, sentenzia lei. Tutta la sera non ha fatto altro che sentenziare. Ma tu hai gli occhi rossi. Sfido, ho pianto. Povera Nina, e chi t'ha fatto piangere? La Genzi, di cui dice d'avere una gran paura. Ah già, tu paura, Nina. Io non ho paura di nessuno, io. Ha paura per Eli. E che paura hai tu, Nina, per Eli? Della mia povera Donata. Ecco, lo dica lei, Giviero, che paura ho. Io? Oh, bella, perché lo domandi a me? Perché tutti questa mattina alla spiaggia hanno detto che nessuno la conosce meglio di lei. Ho capito la storia dei ritratti. Nessuno che abbia una dedica, una firma, ritratti in vendita. Ma tanti. Tanti, appunto, tanti, non uno solo. E tutti diversi l'uno dall'altro. Mi sono serviti. Per uno dei miei studi sulla mimica dei sentimenti. E Donata lo sa? Ma come volete che lo sappia? Mai avvicinata, mai parlato con lei? Ma che fa? Non scende? Mi aveva promesso che sarebbe scesa, ma non so. È arrivata molto stanca. E anche m'è parso turbata. Non deve stare bene. Soffre di qualche male? Eh sì. Di un gran male per la sua età, insidiosissimo e irrimediabile. L'amore? Ma no, perfettamente il contrario. Come sarebbe? Ma è semplice, Marchesa, mancanza di intimità. Vive sola? Che io sappia. Sì, sola, sola. Non ha parenti? Sì, la madre. Che vive, credo, con un fratello. Anzi, dicono che sia stato il primo ad ammettere che... E quando una si mette a fare l'attrice, ma sì, via, si sa. Che si sa? Non si sa nulla, invece, creda, Marchesa. Proprio nulla. E quando non si sa nulla, si seguita a credere lo stesso, perché comunemente un'attrice... Ecco il preconcetto, il pregiudizio. Sarà il caso di una rara eccezione. Ma una vera attrice, creda Marchesa, è sempre una rara eccezione. Quando diventa donna, come tutte le altre, e si fa una vita per sé, e se la vuol godere, nella misura che se ne lascia prendere, finisce d'essere attrice. Come se ci fosse un'incompatibilità. C'è, e si chiama abnegazione, nel senso più proprio della parola. Negare se stessa, la propria vita, la propria persona, per... darsi tutta e darla tutta ai personaggi che rappresenta. E invece comunemente si crede che per l'attrice l'arte sia soltanto una scusa al malcostume. Permetti, vorrei domandarti come fa un'attrice a dar vita ai suoi personaggi se non ne ha nessuna per sé, né sa che cosa sia amare, per esempio, se non ha mai amato. Ah, già, tu sei quello dell'esperienza, me ne scordavo. Che per sapere bisogna prima provare. Io so invece che ho provato sempre soltanto ciò che mi ero prima immaginato. Oh, bella. E non ha mai provato una disillusione, lei? Ecco, appunto, l'esperienza. La disillusione? Ma per te sono queste le esperienze. I fatti, certo, non l'immaginazione. Ma caro mio, quando mi è arrivato qualcosa che non mi aspettavo, da una persona, da una sensazione, io non ho fatto nessuna esperienza, al contrario. E chi ha? Non ho compreso più nulla. Ma sì, Marchesa, appunto perché il fatto non ha risposto all'idea che me ne ero formata. Non ho compreso più nulla. Te ne farai al più un'altra idea che non sarà più quella. Finché non ti avvenga il caso favorevole che ti farà esclamare: ah, ecco, è così. Questo è l'amore.
perché l'amore l'avrai riconosciuto questa volta nell'idea che te ne eri già formata. Ed ecco allora la vera esperienza per te. Mentre l'altro resterà il caso contrario, la prova fallita, il disinganno. Ma credi sul serio, scusa, che per amare ci sia bisogno di sapere come si ama? Dio mio, saperlo? Non sarà come non saperlo. E tutte le donne lo vogliono sapere. E come? Ma d'accordo, d'accordo, chi ti dice di no? Ma quando un'attrice lo avrà saputo, siamo sempre lì. O una disillusione, o proprio quello che si era immaginato. Ma non c'è bisogno che la sappia l'amore per sé. Basta che intuisca come lo sente il personaggio da rappresentare. Per lei, se lo sente, non lo vedrà mai. Chi ama chiude gli occhi. Eccola. Permetti, cara, che ti presenti. La Marchesa Boveno, il Conte Mola, Salò Volpe, se li conosci. Lietissimo, signorina, ad averla tra noi. Cara Donata. Carlo Giviero, tuo studioso ammiratore. Ah, già brava, studioso. Perché pare che abbia fatto uno studio sulle sue immagini, sa? Ah, sì? Non ne ho una sola che mi contenti. Lui le ha tutte. Non tutte. Quasi tutte. Le più espressive. E Nina, nipote della Marchesa. La terribile Nina. Senti, se la non cominciare o me ne vado. Nina! Ma no, scusa nonna. Non voglio essere la pietra da affilare. Se non sapete più parlare davanti a lei come avete fatto finora. Ma che cos'è? Cosa? Non sappiamo più parlare. Ma chi te l'ha detto? Possiamo invece seguitare benissimo. Si parlava naturalmente di te. O piuttosto dell'attrice, in generale. E non si diceva altro che bene. Di lei sì, non dell'attrice in generale. Non è vero! Di quelle semmai che non sono da considerare vere attrici, sostenevo io. Ma del resto, tu che hai il tupè di sbattere in faccia a tutti la verità, perché non confessi di aver sentenziato che per te la Donata non può essere sincera. Bravo, Salò. Non si confondono. È bello. Risponda subito, su. Non mi confondo, non mi confondo. È per la nonna. Tu approvi. Tu che dicevi? Che dicevo? Sono pronta a ripetere tutto quello che ho detto. La conosco come attrice, non come donna. E volevo sapere. Se sono sincera. No, questo lo negavo io. E sa perché? Perché le ho visto sostenere le parti più opposte, tutte con lo stesso calore di verità. E allora ho pensato che lei... Non possa essere ugualmente vera nelle parti più opposte. Ma perché no? Io non c'entro. Sono ogni volta come mi vuole la parte, con la massima sincerità. Salò sosteneva una cosa molto interessante, che un'attrice non ha bisogno di conoscere per propria esperienza la vita, basta che sappia intuire quella del personaggio che deve rappresentare. Mi pare giusto. Veramente Salò diceva l'amore, non la vita. È lo stesso. Chi ama chiude gli occhi. Ho inteso. È molto grave per me se è così. Perché io... gli occhi... Non li chiuderete mai, ma è naturale. Siete attrice per questo. Ma no, io dico nella vita. Ma sì, cara, perché avete questo in più di tutti noi. Che potete vivere davanti a uno specchio.
come davanti a uno specchio. Ma sì, guardate, se a uno di noi, per caso, avviene di sorprendersi di sfuggita in uno specchio, nell'atto di piangere per il dolore più cocente, o di ridere per la gioia più spensierata, subito il pianto e il riso ci sono troncati dall'immagine che ne abbiamo riflessa in quello specchio. Verissimo, ne può fare la prova ognuno, basta vedersi. Non si può più né piangere né ridere, l'immagine arresta. Ebbene, voi avete al contrario questo dono di poter vivere sulla scena sapendovi guardata da tutti, cioè con tanti specchi davanti quanti sono gli occhi degli spettatori. Ma io non vedo gli spettatori, né penso mai che ci sono quando recito. Ecco, potete vivere davanti a loro come se non ci fossero. E credete che gli occhi li chiudete anche voi, istintivamente, nelle scene d'amore, quando vi abbandonate. Ah sì, io non lo so. Senza saperlo, senza volerlo, li chiudete. Ho io una sua immagine così. Con gli occhi chiusi? Sì, in un finale d'atto. E se poi un giorno nella vita, come io vi auguro, vi avverrà di chiuderli davvero per conto vostro, ebbene, mia cara amica, voi vi copierete. Ecco tutto. Tanto è vero che non c'entra l'esperienza. Però, scusate, è pure una bella condanna, io dico. Amare in pubblico, alla vista di tutti, senza poi saperne nulla per sé. Ma è pure l'unica possibilità di vivere tante vite. Ah, sulla scena, grazie, in finzione. Ma perché finzione? No, è tutta vita in noi, vita che ha trovato la sua espressione. No, non si finge più quando ci siamo appropriati questa espressione. Ma lei paragoni queste tante vite che può avere un'attrice con quella che ciascuno vive giornalmente. È un'insulsaggine spesso che ci opprime. Non ci si bada, ma tutti disperdiamo ogni giorno o soffochiamo in noi il rigoglio di chissà quanti germi di vita, possibilità che sono in noi, obbligati come siamo a continue rinunzie, menzogne, ipocrisie. E va. Trasfigurarsi, diventare altri e non essere mai niente per noi stessi, Dio mio, in una nostra segreta vita. Certo, un'attrice non può più avere segreti per nessuno. Perché non può? Scusi, se lei stessa dice che sulla scena si rivela tutta, in tutte le possibilità di essere che sono in lei, che segreti vuole più avere? Noi la conosciamo, non solo com'è, ma anche come potrebbe essere. No, solo come potrei essere. Semmai, perché sulla scena non sono mai io. Come io sono. Veramente. Scusi, vuole saperlo lei? Se non lo so, io stessa. Ha le fotografie? No, ho gli occhi. Lei non può vedersi, mentre noi spettatori l'abbiamo veduta. Ma non me. Come amerei io, per esempio. La prego di credere. Lei vede come ama questo o quel personaggio che io rappresento.
Ma se lei gli dà il suo corpo, scusi, le sue labbra per baciare, le sue braccia per abbracciare, la sua voce per dire parole d'amore, noi sappiamo come lei respinge o s'abbandona. Le espressioni degli occhi, della bocca, il suo riso, il modo, per esempio, ho notato, come accarezza i capelli o li scompone sul capo dell'uomo che le piace. Io le dico che vivo in quei momenti la vita del mio personaggio. Non sono mai io. Ma lei non può essere diversa, mi scusi se insisto, perché nel personaggio è lei stessa. Un'attrice è di tutti. Tanto è vero che si innamorano di lei gli spettatori, non del personaggio. E il più grave è questo, amica mia, che quando creerete a voi stessa il vostro dramma, non vi vedrete più. Io vedrò sempre. E forse è proprio questo il mio dramma. Di non poter chiudere gli occhi? Forse. Davanti a un pericolo. Ecco, buttarsi là e addio. Buttarsi, ma è questo l'orrore di... Finché si resta così sospesi, ma da potersi volgere con la mente qua, là, ad ogni richiamo in noi di una sensazione, di un'impressione, a tante immagini che un desiderio momentaneo può accendere, o un ricordo rievocare. Desideri quasi prima svaniti che sorti. Sogni, pena di non essere, come dei fiori che non hanno potuto sbocciare. Ecco, finché si resta così, sì certo, non si ha nulla, ma si ha almeno questa pienezza di libertà, di vagare con lo spirito, di potersi immaginare in tanti modi. Ora compiere un atto. Già non è mai tutto lo spirito che lo compie, tutta la vita che è in noi, ma solo ciò che noi siamo in quel momento. Eppure ecco che quell'atto di un momento compiuto ci imprigiona, ci ferma lì in quel dato modo, non più altrimenti. E di tanti germi che potevano creare una selva, un germe solo cade lì, l'albero sorge lì, non potrà più muoversi di lì, tutto lì, per sempre. Questo orrore io lo sto vivendo con gli occhi bene aperti ogni notte, e proprio davanti a uno specchio. Appena finita la rappresentazione, corro a chiudermi nel mio camerino per struccarmi. Deve essere effettivamente per voi il momento più triste. Tornare voi. E non trovarmi. Ma come non trovarsi, mi scusi? Perché? Davanti a quello specchio si troverà ancora, così, giovine, bella. Verranno a trovarla amici. Sì, qualcuno. Mi accompagnano all'albergo a fare quattro chiacchiere, ma ne ho così poca voglia e sono spesso così stanca. Per fortuna ho molte cure e così poco tempo da badare a me. Ma quel momento... Sai, cara, è veramente orribile.
teatro si è votato. E tu non puoi immaginare che squallore spaventoso. Tutti se ne sono andati, ma con qualche cosa di me viva nel ricordo, sì. Ma ora lì, nel mio camerino a mani vuote, in quel silenzio, e davanti a quel grande specchio che mi rappresenta intorno con gli abiti vani, che pendono immobili, e me seduta in mezzo, le spalle curve, le mani in grembo, e gli occhi aperti, aperti a fissarmi. Mai. Senti, cara, non ti dispiacerà. Sarà perché sono così stanca, devi scusarmi, ma non mi sento proprio stasera in condizioni di restare. Scusatemi, anche voi tutti. Vi avevo tanto raccomandato di non parlare davanti a lei. Tutta colpa di Nina. Mia! Tua! Tua! Perché hai lasciato intendere che stavamo parlando? Di ciò che duole di più in lei in questo momento. Vedersi guardata. La donna. Ecco, ci siamo, mio caro. Avete un bel dire, l'attrice, tante vite, quando poi non se ne ha una propria per sé, bene o male. Ma è lei a non volerla. Ma ne soffre, è chiaro che ne soffre. Perché non si sposa? Nina ha risolto il problema. Ma sposare un attore, per esempio? Con l'esperienza che si ha sul palcoscenico dei matrimoni tra artisti? Questione degli occhi, non avete inteso? Non li vuole o non li può chiudere. Ecco Ali, finalmente. Buonasera a tutti. C'è stato proprio bisogno che ti si mandasse a cercare? Avevo pur detto, mi pare, che sarei andato prima da quello che doveva riparare la vela. Speriamo che non gliel'abbiano riparata. Mi dispiace, Marchesa. È perfettamente in ordine. È già armata. Ma resterà lì. Per questa sera mi farai questo santo piacere. Ma sì, eccomi qua, difatti. Sono venuto e me ne starò qua. Che vuoi di più, eh? Non è grazioso per me, caro Eli, come lo dice. E per tutti questi miei amici. Mi scusi, signora, non è per lei, né per gli amici. Avevo detto che sarei venuto più tardi per passare la sera in loro compagnia. Non c'era dunque bisogno che mi si mandasse a cercare. Ecco. La signora è servita. Cenare ho cenato. Bene. Andiamo. Vuole restare qua o vuole venire a assistere alla nostra cena? Se mi permette resterò qua. Ma no, vieni di là con noi, su. Temi che scappi, eh? Sarebbe bella. Faccia come vuole, noi siamo di là. Quando vuole venire, prego, Marchesa.
Vieni a vedere se sono ancora qua. Sono qua. Digli che mangi in pace. No. Ti volevo domandare se volevi che il cameriere ti portasse qualche liquore. Liquore? Se è vero che hai cenato. Ho cenato. Un po' di cognac. Sì. Ma fammi portare da Enrico la bottiglia, così almeno per dispetto mi ubriacherò. Bravo, sì, ubriacati. Ma davvero, sai, perché se tu ubriachi è proprio quello che ci vuole. Perché quello che ci vuole? Eh? Se n'è andato. È pazza. Proprio quello che ci vuole. Una volta o l'altra finisce che l'acchiappo e la sbatto al muro come una gatta. Sì. Bravo. Mi scusi se ho tardato, ma sto servendo in tavola. Non ti arrischiare a dire che mi hai aiutato ad armare la vela e a portare la lancia qua allo scalo, eh? Ma che le pare, stia tranquillo. Badi però, signorelli, che non voglio responsabilità. Il mare ha visto, si è fatto ancora più cattivo. Non mi seccare anche tu col mare. Che responsabilità vuoi avere se nessuno saprà che mi hai aiutato? Io lo dico per la mia coscienza. Non mi fa ridere. Non voglio rimorsi. Ho obbedito a un suo ordine. Ma le dico di non mettere a repentaglio la pelle appena suo zio sarà andato a dormire. Sì, lo so che vuol fare così. E già tenere il segreto è per me una grossa responsabilità. Tu non sai nulla. Il resto è affare mio. Almeno, signorelli, non beva troppo. Puoi portare via la bottiglia, se vuoi. E la riporto davvero. Ancora di là? Sì, a tavola. E lei forse aspetta? Che finiscano. Spero che non si tratterranno a lungo a conversare dopo cena, visto che quella che aspettavano non è arrivata. Ah, lei sa che non è arrivata? Suppongo. Li ho visti tutti mogi andare di là. Non so nulla, io non mi interesso. Non sa neppure come si chiami. Chi? Quella che doveva arrivare. No, non lo so. È un'attrice, mi pare. Non ho mai potuto soffrire il teatro, io, si immagini. Tengono qua! In cattura, sa?
perché mio zio ha preso sul serio la sua parte di tutore. Stasera il mare è grosso. Rida, sì. Rida. È da ridere. Teme che vada sulla mia lancia a vela. Non vuole. Rido, scusi, perché immaginarla sotto tutela. Ma che tutela? È che gli voglio bene. Mi ha mandato a prendere e vuole che stia qua. Di tanto in tanto mi manda una certa ragazzina con degli occhi da basilisco. Ma forse questa volta ha mandato lei? No, stia tranquillo. Io non vengo di là. Scusi, credevo. È veramente di un ridicolo esasperante. Ma forse però se c'è qualche pericolo... C'è, sicuro che c'è. Ma questo anzi è il bello. E allora che, le regate d'acqua dolce col grecalino in poppa? Grazie tante, non mi compravo la lancia. Io ho il sangue di mio padre, marinaio svedese, morto in mare, 26 anni. Deve averla appena conosciuto. Non l'ho conosciuto affatto. Sono nato 2 mesi dopo il suo naufragio. E mia madre, aspettò giusto fino al punto di mettermi al mondo e non un minuto di più per andare a raggiungerlo. Mi pare che questo dica tutto. Ecco, se mio zio fosse capace di comprenderlo. Fratello della sua mamma? Ma è cresciuto lui qua in Italia, ma io sono svedese. Eli Nielsen. Sono arrabbiato con me, creda, non con lui, per la mia debolezza che mi fa sottostare a questo ridicolo pur di non dargli un dispiacere. Non amerà lo sport, suo zio. Ma nemmeno io lo sport, lo detesto, così come è fatto. Trucco, mania, speculazione. Mi voglio conservare gli occhi nuovi. Io. Ha capito? E sto con la natura. Mi guardo da ogni intimità come dalla peste. Non voglio disillusioni. Voglio che anche gli altri mi restino nuovi. Tutto nuovo. Il bello per me è l'improvviso. Ciò che non pare vero. Le sorprese continue. Che vengono. Se considero una cosa da vicino e sto a pensarci, addio. Vivere in società? Domandare perché uno ha detto o fatto una tal cosa è da crepare. Io voglio restare estraneo. Estraneo. No, signori. Il gusto di tenermi qua a bagnomaria a ballare soffocato su una pentola che bolle. Quando sarebbe così bello, affrontare il pericolo sul mare tempestoso. Mi porti sulla sua lancia a vela. Eh? Non vuole più. Ma chi è lei, scusi? Ha bisogno di sapere chi sono. Allora domanda anche lei, come gli altri, se vuole restare estraneo. Anch'io. Estranea. Ma lei è l'attrice che doveva arrivare. Non sa neppure il mio nome. Tanto meglio. La sfido ad imbarcarsi con me sulla sua lancia a vela. No, no, aspetti, signora. Non sono signora, signorina. Ma lei è qua, ospite. Sì, della mia amica. Mi parrebbe di mancare. Io sono padrona di me. Ma almeno prevenire. Ha paura? Io posso avere coraggio per me, ma paura per lei. E io la dispenso di avere paura per me. Sono io a volerlo. Metto alla prova le sue parole, che per lei il bello è l'improvviso, ciò che non pare vero. Ebbene, eccomi. Andiamo. Come tu vai? Non mi seccare. Con lei. Lei è di nuovo discesa. Sì, ero salita per riposare, ma non mi è stato possibile. Ho bisogno di andare fuori, vado al mare. No, Ellie, va cercando il pericolo, l'ha detto. Il pericolo?
Appunto. Per chiudere gli occhi? Ma la faccio tacere! Sì, sì, vada, vada, la faccio tacere. Ma aspetti fuori, vengo subito. Ecco fatto. Vuole vedere prima che passi alla fasciatura. E dove? Donata ha abolito gli specchi. Questo per una donna. Si riconoscerà che è stato un morso. Guardi, c'è tutta la chiostra dei denti stampata. Affondata. Fui sul punto una volta di perderne due per una barra di timone che mi sbatté in faccia. Avessi perduto almeno quelli. Due ferite di meno. Preferisco che tu non li abbia perduti. Allora, rifacciamo. Mi sembra che alle bestie, per non perderle, si usa fare un marchio sull'anca. Ma che paragoni? Tu me l'hai fatto la nuca. E fortuna che l'istinto lo portò a farglielo. Sareste annegati tutti e due. Mi s'era aggrappata così stretta al collo. Lei capisce, non avevo altra presa che alla nuca. Sì, ma tu forse in quel momento mordendo, di la verità, cercasti di sbarazzarti di me ferocemente. Come puoi dirlo? L'istinto. Ma che istinto, lo feci di proposito. E t'avrei lasciato colare a fondo allora per salvare me solo. Rischiai d'annegare invece una seconda volta per sostenerti nuotando con un braccio solo. Nemmeno io so più come. Fortuna che accorsero le barche, non reggevo più. Ah, ma le assicuro che le forze gli tornarono tutte appena a terra. Se la prese in collo come una bambina, difendendosela contro tutti. Ti volevano portare dalla tua amica. Sfido. Cacciò via tutti. Pazzo. Pazzo furioso, le dico. Tirando dentro soltanto me per darle aiuto. Teri, sì o no, buttata al rischio con me. T'avevo salvata io. Dovevi rimanere a me. Questo è giusto, vero, dottore? Per diritto di vita. Suggellato con un morso, di cui mi resterà il segno finché vivo. Speriamo il meno possibile! No, dottore! Dico il segno, dico il segno! Io non lascio la presa. Per fortuna ora non è più coi denti. Basta. Io vado. Arrivederci a domani. Arrivederla, dottore. L'accompagno! No, è la fasciatura. Troppo stretta? No, è come un collare. Non ho mai potuto sentirmi nulla al collo io. Ma tu non volevi uscire? Io? No, dove? Mi è parso che volessi andare con il dottore. Ma sì, vai, vai un po' fuori. Ma no, che dici? Vuoi che ti lasci sola? Lo vedi, resti per me, per non lasciarmi sola. No, per me stesso, perché non potrei più senza di te. Ma sei chiuso qua da 20 giorni, tu che... Non me ne sono neanche accorto. Ti guardavi dall'intimità, hai detto come dalla peste. Perché non conoscevo ancora la tua. Da quella degli altri, sì, per un principio, t'ho detto, per non patire disillusioni. Da te non c'è pericolo.
E anche troppo presto. E siamo ancora come tu, secondo un altro tuo principio. Vorresti restare sempre. Io come? Ancora come estranei. Estranei? Ancora? Noi due, ma niente affatto, sappiamo già tutto quello che importa sapere, basta. Ma no, caro, non basta. Ma sì, credi, io dico estranei, nel senso di nuovi, sì. Intendi? Sempre nuovi. E ti pare possibile? Sta a sentire. Amarci. Tanto. Da non poterci mai aspettare il male. Né tu da me, né io da te. E poi, nuovi, sempre, l'uno all'altra. Che tu non sappia mai quello che ti possa venire da me. Atti, pensieri, sorprese, che so, cose appunto che non ti paiano vere in uno come me. Anche se in prima non ti arrivino gradite, anche se ti sembrino strane, se escludi assolutamente che io te l'abbia potuto fare per male, ti faranno sorridere. E sarà sempre meglio che non averne mai più nessuna se mi conosci tutto, se ti conosco tutta. Del resto poi ti dico francamente, non lo so mica io come sono, se ho ingegno. Forse non ne ho. E con te bisognerebbe averne tanto. No. Ma no, ma che cosa c'entra adesso l'ingegno? Non ho mai cercato di saperlo come sono, mai fatta un'idea di me stesso. Dio mio, saprai almeno ciò che ti piace, non ti piace. Tu mi piaci. Vivere mi piace. Vivere? C'è modo e modo. Ecco, senza saperlo, vivere. Non in mezzo agli altri, per esempio, perché senti, è un fatto. Quando sono solo sul mare, oppure in campagna, con i miei colori, insomma, all'aperto. Anche se ho contrarietà o c'è rischi da affrontare, non mi perdo, ci vado incontro e sono lieto. In mezzo agli altri invece no, sono sempre di malumore, non valgo più nulla. Non posso soffrire tutto quello che è solito. Dipingo male, eh? Grazie, lo so. Ma perché non è facile, sai, dipingere come vorrei io le cose. Come appaiono in certi momenti, lo scoppio, lo scompiglio. Di tutti gli aspetti consueti che hanno ridotto la vita, la natura, come una moneta logora, senza più valore, io non capisco, è come volersi umiliare, subire. Il solito cielo che t'ammicca con le solite stelle sulle solite case che ti sbadigliano con le solite finestre e tu che vai sul solito lastricato delle solite strade, che soffocazione! Ti sarà avvenuto qualche volta, tu non sai come, non sai perché, di vedere all'improvviso la vita, le cose con occhi nuovi. Palpita tutto, affiati di luce, e tu, sollevata in quel momento e con l'anima tutta spalancata in un senso di straordinario stupore. Ecco, io vivo così, in questo stupore, e non voglio sapere mai nulla. Tu, ecco, sei per me uno stupore. Come mi sei apparsa, come ti sei gettata nel pericolo con me, come t'ho salvata, come sei ora qua, mia, tutta, tutta uno stupore, la tua bellezza, questi occhi, come mi guardano. Li chiudo, sì. Li chiudo davvero, se tu mi prendi. Non vedo più nulla. Muoio per un momento in questa gioia che ti prendi di me. E che mi dai. Bisogna perdersi. Nell'amore, sì. Guai se uno cerca di salvare qualche cosa. Per questo, istintivamente, a un certo momento, si chiudono gli occhi. Guai a vederci. A vedersi.
Ma tu piangi? No, non ci badare, non è niente. Come no? Se è un male che ti faccio senza volerlo, sì che ci vado. Che cos'è? Niente. Ho scoperto in me. Non lo so. Una sofferenza. Per causa mia? No. Forse perché sei stato... Come sono stato? Di. Di. Non è male, sai, provare in principio una sofferenza. Sì, e perché? Perché guai, tesoro mio. Guai in amore a stabilire rapporti sul sublime. Una piccola sofferenza in principio è proprio quello che ci vuole, sai? Ma di, come sono stato? Vuoi saperlo? Ma certo. Hai pensato a te. Troppo. A me? T'è parso? No, ma forse è dell'uomo essere così. Ma non vuoi dire come vedi questo, lo vorrei sapere, non capisco. No, ti prego, basta. Non saprei dirtelo. Può darsi che dipenda da me. Non ti piace come io ti amo. Devi dirmelo, perché io non comprendo più nulla. Basta che ti tocchi. Sì, 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 tu sei così naturale. Non stare più a pensarci. Non devo pensare più neanche io ora, ma vivere, avere una vita mia, essere come te, perché io finora... Tu forse non lo sai, ma non ho mai appartenuto a me stessa da un canto, pur avendo dall'altro appartenuto a me stessa troppo, sempre sola e senza avere mai voluto pensare a certe cose. Ecco, a certe cose che tu, tutto a un tratto, mi hai rivelate, ma in una maniera, vedi, non lo so, io vorrei che mi fossero ancora nascoste. Perché tu... Perché io? Perché tu potessi di nuovo cercarle in me, ma altrimenti... E come? È così difficile dirlo. Ma ora è passato. E forse deve essere così. La vita è questa. E io non voglio più vedere, non voglio più sentire che in te la mia vita. Ecco, toccarla in te così... Luce dei tuoi occhi, sapore delle tue labbra. Ecco, ora vivo io, ora amo io. Perché ancora? No. Mi piace tanto quando mi accarezzi così i capelli e me li scomponi sul capo. Io i tuoi capelli? Anche altre volte? Ma sì. Ma che hai? Niente, non me ne ero accorta. Ti vedo fare certi gesti. Gesti? Che gesti ho fatto? Non posso mica rifarteli. Come ora mi stai guardando? Come ti sei levato? No, per carità, non dirmi più nulla. Ma perché? Cosa? No, non farmi pensare come sono, come mi muovo, come ti guardo. I gesti che faccio. Non voglio vedermi. Hai nascosto gli specchi per questo? Sì, conosco troppo la mia faccia. Me la sono sempre fatta. Ora voglio la mia. Così com'è, senza che io me la veda. Ma sai, è per forza così,
perché io sono sempre stata vera, sempre vera, ma non per me. Ho vissuto sempre come di là da me stessa. E ora voglio essere io. Io qua, avere una vita mia, per me. Io devo trovarmi. Ecco, lo vedi? Lo vedi? Io dico trovarmi. È orribile. Se parlo, io dovrei non parlare. Perché mi sento parlare. Vorrei non riconoscere più la mia voce. Me ne sono tanto servita. Vorrei poter parlare con una voce nuova, ma non è possibile, perché io non mi sono mai fatta una voce prima, mai. Ho parlato sempre con questa mia voce e ora io non posso averne un'altra diversa. È vero, è la mia. Ma certo che è la tua. Ma di chi vuoi che sia? Benché tu tante volte, non la voce soltanto, ma tutta, tutta, sembri un'altra, irriconoscibile. Sì, in certi momenti che forse stai pensando a cose che ti restano vaghe e l'una dentro di te chiama l'altra e t'allontanano, poi tutto a un tratto, mentre io sto a guardare il tuo corpo, a cui certo in quel momento non pensi più affatto, ti volti brusca a fissarmi, come un'estranea. Se allora tu guardi il mio corpo. E che vuoi che guardi? Ecco, vedi? Quello sì mi è veramente strano, allora. Io non vedo più, t'assicuro. Non vedo più la ragione per cui io debba considerare il mio corpo come la cosa più mia, in cui io debba realmente consistere per gli altri. Tante volte ne avrei voluto un altro, diverso. Ah, ma io no, io voglio questo. Io amo questo. E tu sei ingrata se non te ne contenti. Sì, ma tu devi comprendere che non è il corpo soltanto. Se la tua vita e la mia si sono unite, non ti pare che noi dobbiamo pur venire a parlare tra noi di tante cose? Ma sì, ma di tutte quelle che vorrai. Questo lasciarsi prendere dagli atti della giornata. Ma ne troveremo tanti, aspetta. Ne inventeremo tanti. 100 al giorno. Lascia fare a me. Sei qua, nelle mie braccia, che non ti lasceranno più. A che vuoi più pensare adesso? Ma anche per te, a tante cose. La nostra vita, come sarà? Programmi, regole, no, niente, sarà come sarà. In qualche modo, in tanti modi. Ma in tanti modi, caro. È come sono stata finora. E tu dici che non puoi soffrire il teatro. No, sai. È strano. È il luogo. Quella tetraggine. Palchi. Tutte quelle poltrone. Andare a rinchiudersi lì. E poi come ci si va? Tutta quella gente che vuole stare attenta, Dio mio, a cose che si sanno non vere. Ma possibili, create, come tu puoi crearla te stessa. E non si può vivere così, come in vacanza, senza bisogno di crearsi nulla, a caso, come è vero che tu sei vera, come io sono vero. E se ci viene all'improvviso di scapparcene, piantiamo qui tutto. Questo non ti sarà mai avvenuto a teatro. Vieni, vieni, andiamo un po' fuori. No, vieni, no, vieni. No, 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 stai vedi qua. Vedi che stai troppo a pensare, sei stata qua troppo, chiusa, vieni. Ma no, caro, stai qua. Bisogna pensare, decidere. Ma che vita può essere, scusa, così, a caso? Che vita? La vita, come ti si presenta, come ti va, senza bagagli. Senza bagagli? Sapessi quanti ne ho io. E io ti propongo d'ora in poi un tascapane a tracolla. E via! La gente ci vede passare a braccetto. Ecco un uomo d'ingegno. E una donna di cuore. Così, vagabondi. Ti spaventi? Ma no, che cosa vuoi che mi spaventi? Non ho mai fatto altro finora. Ma non è vita. Per trovare la vita facendo così, sai che ho dovuto fare? Cercarla.
sentirla in altre creature che l'avevano, create dalla fantasia, a cui io ho dato la verità del mio corpo, della mia voce. Tu non sai in quante situazioni mi sono trovata. Sì, ma senza essere vera. Ecco, ora mi trovo in una vera io. E devo pure vedere com'è, Dio mio, come mi ci sento dentro io in questa vita che deve essere mia, finalmente. E io non lo so come sarà con te, che sei come un bambino. E che forse si spaventerà. Sì, come si spaventano tanti bambini quando vedono le maschere. Vorresti tornare al teatro? Certo. No, al teatro no. Debbo, caro. No, io non ti lascio più andare. No, niente più teatro. Ma ho i miei impegni. Ci mandano a monte. A qualunque costo. Io non voglio sapere nulla. Tu resti a me. A me. Figurati se io ti lascio più ritornare al teatro. A dar vita ai tuoi fantocci. Te la do io. Ora la vita. Se non hai mai vissuto. Tu a me. Sì, io sono felice che tu mi dica così, ma tanto più allora, vedi, dobbiamo parlare, vedi? Sì, prima di tutto scioglierti da codesti impegni. Non è facile. Non sarà impossibile. Impossibile, no, ma sono degli impegni gravi. Impegni con gli attori, tutta una compagnia, impegni con i teatri. Ecco, questo si farà subito. Mi dirai tu come si deve fare, perché io non lo so. No, Ellie, non si può così subito. Perché no? La risoluzione l'hai presa così, subito. Di gettarti nella vita. E ora? Avanti. Avanti. Bisogna nuotare. Ma lo vedi che non ho saputo? Io mi sono aggrappata a te con gli occhi chiusi. E resta così, aggrappata a me con gli occhi chiusi. Se vuoi vivere. Ti vuoi trovare, ma bisogna trovarsi così nella vita, di volta in volta, senza cercare. Perché a furia di cercare, se alla fine riesci a trovarti, ma sai che t'avviene? Che non trovi più nulla. E non puoi più vivere. Allora, lasciare tutto. Tutto, sì. Tutti i bagagli delle vesti altrui. Ma ebbero pure la mia vita quelle vesti. Grazie, per vivere loro, non tu. No, non è vero. Vissi pure io in loro, della loro vita. Sì, come di là da te stessa. L'hai detto. Ora invece sei tu qua. E dove sono? Con me. E tu, chi sei? Ma come? Chi sono? Non mi pare vero ancora nulla, lo vuoi capire? Ma questo è il bello! Ma tu vuoi che non sappia neppure come vivremo insieme? Sarai mia moglie. Senti, un colpo di coda. Come fanno i pesci? E si cambia direzione. Il mare è infinito. Ma che dici? Dico una verità sacrosanta. Non si è considerato abbastanza, amore mio, che la terra. È tanta, negli spazi celesti, tanta,
mica un granello di sabbia, sai come si crede, che una gocciola d'acqua. E con questo? Acqua. Acqua. Con questo, tu dici? Con questo i suoi abitatori più propri, pensa, chi vengono ad essere? Eh? I pesci. I pesci da cui si dovrebbe prendere regola, dico sul serio, sai. Io credo che la prima ragione dell'infelicità degli uomini, no, degli altri animali detti di terraferma, sia proprio questa, che siamo una sciagurata degenerazione di quegli unici primigeni abitatori. Degenerazione derivata dall'essere rimasti a un dato momento sul duro, in secco, è la verità. Ebbi il lampo, una volta, in un acquario, ritrovando nell'aspetto di ogni pesce i tratti, le espressioni di tante facce umane di mia conoscenza. La Marchesa Boveno, famiglia delle Tinche. Mio zio, famiglia degli Scorfani. No, via Smith. Ecco, vedi? Ridi. E questa è la vita. Ti ci ritrovi? Un colpo di coda. E si vira altrove. Bollicine. Bollicine, bollicine. 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 Se ora tu pensi che la proprietà dei pesci è il silenzio, e che noi l'abbiamo perduto questo bene, forse per andare gridando in tutti i modi la nostra sciagura, ma di essere rimasti così fuori del nostro vero elemento. Guarda la foca da un canto in cui il mostro umano e bestiale comincia anche nella voce. E guarda dall'altro la donna. La donna è tutta dell'acqua. Tutto il suo corpo è un'onda. Sue curve e cavità sono marine. Una donna, come creatura più marina che terrestre, in questa gocciola d'acqua non si dovrebbe mai perdere. Sì. Ora esco. Vado da mio zio per parlargli di tutto. È uno Scorfano saggio, mio zio, e quando si tratta di ragionare ci vuole lui. Lo informerò di quanto abbiamo stabilito. Non abbiamo ancora stabilito nulla. Come nulla? Tutto! Sposarci! L'ho cacciato di casa. Poverino, pensa, dalla sua stessa casa. Pam, la porta in faccia e dorme da 20 giorni all'albergo. Appena mi vede, Scorfano, un colpo di coda e cambia direzione. Te lo porto qua. Vado. Sì, sì, va bene. Beh, anche sto.
Donata mia, che hai? Tremi tutta. Ho avuto paura. Di me? No, mi sono guardata. Guardata? Che dici? Là, in quello specchio. Non mi guardavo da 20 giorni. No, perché? Non ho voluto più vedermi. Bene, e ora che ti sei veduta? Sei più bella che mai. Non comprendo più nulla. Non mi trovo, non mi trovo, non mi trovo, non mi trovo. Non ti trovi? Come? Con lui? Ma no, no, non con lui. Lui è così per aria, sparpagliato, tutto dietro le cose. Ah, questo sì. Ma è caro, sai? Tanto caro. E allora? Io non mi trovo in me stessa. Credevo che non mi dovessi più riconoscere. Mi sono vista. Da prima la stessa. La stessa. Ma poi, avvicinandomi, per guardarmi meglio negli occhi, ho avuto paura di essere così. Non so più come. Perché tutto ti è avvenuto all'improvviso, cara. È per questo. Vedrai che a poco... Sì, sì, sarà per questo, sarà per questo. Ma certo che è per questo. Tu m'hai scusata. Io? E di che? Tu non avevi e non hai da dar conto a nessuno di ciò che ti è piaciuto fare nello stato in cui eri. No, fu come una follia che mi prese lì per lì. Era inevitabile, io l'ho compresi bene. Non potevi più rimanere in quello stato. Bene, l'hai fatto. Ti sei buttata. E io ti approvo. Ma ora dimmi, cara, non sei contenta? È un così bravo giovane, bello, forte, un po' selvaggio, un po' strano, ma sei l'invidia di tante, sai? Non deve perciò stupirti lo scandalo che ne è scoppiato. Ah sì, scandalo? Non so poi perché tanto scandalo. Ci sposiamo? Ah sì, vi sposerete. E non me lo dicevi ancora? Ah, ma allora benissimo. Guarda, vorrei scappare e gridarlo in faccia a tutte. Ne sono felice, proprio felice. Tu non lascerai il teatro, però. Pare di sì. È contrario, non vuole saperne. Ma a te non sarebbe possibile. Io ancora non lo so. Sai, ho tutti i miei impegni da cui non mi sarà facile sciogliermi. Ma no, no, non sono soltanto gli impegni. Lo capisco. Non c'ero preparata neanche io. Me l'ha detto poco fa. Io non gliel'avevo chiesto. Quello che ho fatto, l'ho fatto soltanto per... Perché volevo liberarmi. Ma sì, forse anche della vita. Quello che ho provato in questi giorni è inverosimile. Io dico che da soli o di nascosto dentro di noi, anche in presenza degli altri, siamo pazzi. Io, figurati, provare una soddisfazione per averlo potuto fare alla fine. Sì, una soddisfazione come per un'inferiorità superata, anche per la mia professione di attrice. Ma no, no, non era inevitabile come tu dici. E poi, per non provarci in fondo, ti giuro, alcun piacere, anzi, se devo dirti, una vera sofferenza. Sì, con questa sola soddisfazione di sentirla come una cosa che la donna deve fare per quietare in lei un uomo e provare anch'io dopo questa quiete grande, senza più pensare per non turbarmela ciò che m'è costato, ma compensandomene con la gratitudine tenera e un po' vergognosa che egli mi dimostra. Su tutto il resto
chiudere gli occhi per riaprirli soltanto in questo affetto riconoscente e salvare tutto così. Capisco, perché tu devi attendere che nasca per te ancora bene l'amore. Ma io l'amo! Ma non ancora con lui. Quando amerai con lui, allo stesso modo, allo stesso tempo che lui, sarà un'altra cosa, vedrai. Ma io so per ora che in certi momenti, come me lo vedo lì davanti, così sicuro, in quel suo corpo agile, pronto, sì, è bello. Mentre io, in quei momenti, vedi, se mi si accosta, non lo so, ma io lo odio. Ma che dici? Sì, sì, perché io non posso essere nelle sue braccia una cosa soltanto sua. Un corpo là e niente altro che diventa suo. Se è questa tutta la vita che mi aspettavo. Ma tu vuoi che sia in questo tutta la mia vita? No, certo. Perciò ti dico che non devi lasciare il teatro. Ma non penso adesso al teatro. Vedessi almeno come sarà. È troppo presto. Sì, 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 certo, è troppo presto. Bisogna che tu ti intenda con lui. Ah, niente. Sfugge. Non può fermarsi un momento a pensare, mentre io... Sì, forse è vero quello che tu dici. Vorrei anch'io, infatti, in quei momenti sentire il contrario. Non di essere io là, una cosa sua, ma che fosse lui. Lui, invece. Lui! Mio. Non è. Perché io non sono nulla. Io lo sento che non sono nulla in quei momenti con lui. E provo allora una sfiducia che mi gela, che mi avvilisce. Mi mortifica. Non è niente questo, credi. Sì, lo capisco. Ma aspetta. Non c'è stata in te l'attesa, la preparazione. E non hai ancora tanta confidenza con lui da poterti difendere. Difendermi? Imparerai. In principio è così. Lo costringerai intanto a fermarsi, questo sì, e a cercare con te, d'accordo senza sfuggire, una maniera di vivere che ti contenti. È così buono in fondo. E se ti ama tanto, ti vuole sposare? Sì, forse sono io. Ma io credevo, capisci, che appena entrata in una vita mia, subito mi si sarebbe chiarito tutto. Che sarei uscita dall'incerto in cui vagavo prima. Ma non è vero, è peggio. E in questa incertezza, vedi, contribuisce a tenermi anche lui, che mi dice che deve essere così, tutto a caso, come viene viene, i fatti della giornata. Eh già, la vita, com'è? Anche tu dici così. Ma allora è vero. Che è vero? Questo mio smarrimento allora è naturale. Quest'ansia. Non c'è veramente. Non ci può essere nulla, di certo. Ma la volontà. Sì, dico, la volontà di farcela una vita, il bisogno di farla consistere in qualche modo, com'è possibile? Sì, com'è possibile, perché non dipende più da te soltanto. Ci sono gli altri, non sei più tu sola, in mezzo a tutto questo increato che vuole crearsi e non ci riesce, non sei più... Libera!
Allora, dove la vita è creata liberamente, è là invece. Nel teatro. Ecco perché io mi ci sono sempre trovata subito sicura. Là, sì, e il vago, l'incerto che sentivo prima, no, non dipendevano da non avere ancora io una vita mia. Ma che è peggio averla. Non comprendi più nulla se t'abbandoni ad essa perdutamente. No, tu riapri gli occhi e se non vuoi lasciarti andare tutto ciò che è solito, che diventa abitudine, solco, monotonia, che non ha più colore, non ha più sapore, allora è tutto incerto, di nuovo. Ma con questa differenza. Che non sei più come prima. Che ti sei legata, compromessa con ciò che hai fatto, in cui è così difficile, impossibile trovarti tutta intera, sicura. Ah, io lo comprendevo anche prima, ma ora lo so per prova. Dimmi almeno di lui, dimmi di lui che io sappia di lui qualche cosa che ancora non so. Sai che non ha altri parenti all'infuori dello zio? Sì, sì, questo lo so, tu l'hai più veduto. Sì, e c'è stato anzi qualche urto fra noi. È molto irritato. Contro di me? No, non contro di te, contro di lui. È stato messo alla porta e poi per lo scandalo. Un uomo come lui. Ah, tu non lo sai quello che fece Eli alla Nina quella sera. Sai quella ragazzina? Sì, che non mi credeva sincera. Sì, quella. Pare che per farla tacere le abbia detto. Ho fatto. Ma non si sa bene che cosa. Lei parla di suggello, di fatto suggellato, e si preme con le mani la bocca. Noi la trovammo là boccheggiante, che gridava aiuto soffocata. Puoi immaginarti, poverina, innamorata di lui come una pazza, né come impazzita. Permesso? Oddio, eccolo. Vuoi che vada? No, aspetta. Avanti. Buongiorno, Donata. Buongiorno. Cara Elisa. Caro Conte. S'accomodi? Grazie. Eli? Eli? Ecco, se mi permette, questa volta gli ho reso la pariglia. Ho lasciato io lui fuori per poter parlare tranquillamente. Allora io ti lascio, Donata. No. Avrei caro invece che lei restasse, Elisa. Ma se avete da parlare, io non so. Ma no, no, se il conte stesso desidera che tu rimanga. Sì, lo desidero. Bene, allora, se anche tu lo vuoi. Sì, 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 resta. Resta, resta. Ecco, io però tengo a dire subito che tutto questo oh, Dio mio, no! Voi non potete immaginare come tutto questo sa di teatro. Come? Ma sì, sì, una scena preparata a tre, con Eli lasciato fuori. Dove devo mettermi? Qua? No, là. Che posa devo prendere
Così mi metterò a recitare, forse un po' meglio di voi, scusate. No, ma perché? Perché le pare così? Oddio, no! Oh, è curioso come l'hai detta. Anche a me adesso fa lo stesso effetto. Oddio, ma guarda che idea. Oddio, 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 ma forse perché è teatrale anche la vita, caro. No, scusate. Allora il teatro. Là almeno si assicuri che tutto avverrà come deve avvenire sino alla fine. Non ho conto, mi scusi, ma per me è grave, c'è di mezzo la mia vita. Io so quello che ho fatto. E se lei aveva altre idee per suo nipote, non approva, la prego, lo dica. Io è con... È contrario. Sta bene, mi risponda. Eli ha bisogno del suo consenso. Ma no, io... Mi risponda! Mi risponda sì, no, per carità! No, aspetta, Donata. Così non è possibile. Io non avrei niente in contrario se il... Se? La prego, dica! Le ripeto che io ho bisogno di sapere! Se non me ne lascia il tempo, scusi. Calma. Calma, cara. Vieni, siedi qui, accanto a me. Prego, Conte. Ecco, mi dispiace ora veramente d'aver lasciato fuori Eli. Se questo ha potuto dare l'impressione che io... Eccolo qua, Eli, come il diavolo. Che diavolo, come l'angelo salvatore. Vedi, te l'avevo detto io. No, ma io posso parlare apertamente anche davanti a te, sai? Parla. Sfogati, buttami in faccia tutto quello che vuoi. Volevo risparmiare a lei di farle conoscere la mia riprovazione, la mia indignazione per il tuo modo d'agire. Quello che Eli ha fatto l'ho voluto anche io. No, aspetta, ha detto che non te la voleva far conoscere. E ora che gliel'hai fatta conoscere? La mia indignazione è soltanto per lui. Perché t'ho portata qua? Tu non potevi neanche volerlo, non davi più segno di vita e lui è così offeso perché chiusi anche a lui la porta in faccia, non è vero? Ad andare sulla lancia lo sfida io, lui non voleva. Ah no, mi scusi, Donata, è proprio per questo. Lui non doveva accettare la sua sfida, approfittare dello stato in cui lei si trovava. No, non poteva saperlo, il mio stato. Era così bello, così coraggioso, divino. Tu non ne sei pentita. Non ne sei pentita. Non ne puoi essere pentita. Ma no, Eli, no. Non mancherai a te stessa. Non mi mancherai. Non mi mancherai. Ma no, no. Lui è così irritato anche per ciò che feci prima. Indegno. Indegno quello che hai fatto. No, basta adesso con quello che ho fatto. Mettiti a sedere. Le ho dato quello che voleva per levarmela d'attorno, finiamola. Mi volete mandare all'ergastolo per un bacio a una ragazzina che non si voleva levare di mezzo? Fu un bacio! Ma non ne rida anche lei, Elisa, la prego. E per lì, capisci, non trovando altro modo, un bacio? Affare finito. Non ti permetto d'aggiungere la derisione. Non si fa così. La vita non è una burla, è tantomeno una follia. Io sono vivamente costernato anche per lei, caro Donato. È tanto buono, te l'ho detto! Non lasciami, ti prego! Io non sarò sempre il tuo zimbello! Oh! Mi faccia il piacere, Donato, io non posso proprio davanti a lui. Buono. Sta tranquillo. Parla, a tuo agio. Me ne rivado, ecco, me ne rivado. Ma non la pigliare ancora così, per carità. E soprattutto, non me la umiliare.
È pazzo, è pazzo. È così. È pazzo! Non mi spaventi la mia donata. Ma no, io anzi, figurati, che sia così. Ora ecco, io dico, un conto è la sua vita. La vita di un giovanotto come finora l'ha avuta, sempre facile e così purtroppo fuori dall'ordinario. Capisce? Sì, capisco quello che lei vuole dire. La mia vita, lei non crede che io possa affidarla a lui così ciecamente? No, ecco, un altro conto è la sua vita, Donata. La sua vita che è preziosa, che non le sarà stata certo mai facile. No, mai. Lo credo. Chissà cosa le deve essere costata. Difficoltà d'ogni genere, lotte, amarezze per arrivare dove è arrivata. Sì, 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 difatti, arrivata. Ma lo sa fino dove è arrivata? Fino al punto di gettarla via. Là, se non era lui che mi salvava. No, cara, che dici? Sì, proprio così, se vuoi saperlo. Non so bene quello che accadde in me in quella notte di terrore, sbattuta nel mare, quella morte urlante, liquida di piombo. Ma io so che chiusi gli occhi proprio per morire. Ecco, a questo ero arrivata. Sì, ricordo. Ce ne disse qualcosa lei stessa quella sera e forse quanto ci disse è niente. Ma deve pure tener conto, mi pare, che dopo tutto però, sì, dico, lei ha vinto. Dopo tutto, sì. Ma accade così appunto, sa, quando si vince come ho voluto vincere io. Il prezzo della mia vittoria. Non avere mai potuto tollerare questa confusione della donna, dell'attrice. L'aver voluto salvare l'orgoglio dell'attrice che vuole vincere sola per quello che vale. Questa presunzione di credere che quanto c'era di vivo in me, di nuovo nella mia arte, questo soltanto, e niente altro, mi dovesse bastare per vincere. Ho vinto, sì, e ho vinto da sola. Sola. Come in cima a una montagna, nel gelo. Mi sveglio, riapro gli occhi, in mezzo a un silenzio, a una luce che non conosco e a cose che per me non hanno senso. Ma che donna sono più? Com'è? Che sento? Che ho nelle mani che non ho nemmeno la forza di sollevarle? Questo orgoglio di aver vinto, sì, come un macigno, buono soltanto da legarmelo al collo per affogare. Vi giuro che si pensa alla fine se ne valeva la pena, perché bisogna che la dia alla fine qualche cosa, la vita, la dia. Io ho dato tutta me stessa, sempre, senza mai pensare a me, e vedermi trattata come se non dovessi sentire nulla, come se fossi di marmo, o peggio, con certe impudenze, cose, sa, di quelle che ti torcono le viscere dentro come una fune, e notti a piangere, senza vedere più la ragione per cui stiamo perdendo così.
gli anni migliori della vita. Senza un conforto, senza una gioia. Ho vinto, sì. Ho vinto, ma... eccomi. Così. Io non posso più. Non posso più. Cara, cara, lo vedi, quello che vale la tua vita. Tutta la sua arte, quello che l'è costata, lui non ne sa nulla. Sì, questo è giusto. Bisogna che lo sappia. Non ti conosce, non t'ha mai veduta. Quella che lei veramente è. È quello che vale una vita come la sua. Ecco, appunto questo volevo dire. Bisogna che egli sappia che valore ha il dono che lei gliene vuol fare. Sì, sì, anche per lui, Donata. Non puoi abbandonargliela così. E anche per me. Deve essere una prova anche per me. Ne ho bisogno io stessa. Sento ora che ne ho bisogno io stessa. Una prova. Che vuoi dire? Sì. Se io posso avere anche una vita. Permesso. Avanti. Ma che volete? La signorina è tornata. No, lo vedete bene che non è tornata. Scusi, credevo che il teatro fosse finito. Non è ancora finito. Bene, preparerò più tardi. Scusi. Non dirmi nulla, per carità. Ma si scappa così dal teatro? Non resistevo più. Potevi almeno aspettare la fine del secondo atto, che si chiudesse il sipario. Non resistevo più, ti dico! L'uscita di uno spettatore proprio in quel momento, col gelo che si era diffuso in sala, mi sono sentito i brividi alla schiena. Ah, tu i brividi. Dico per la tua uscita.
Potevi almeno non fartene accorgere. Chissà che sarà accaduto. La mia uscita. E chi se ne è accorto? A tutti! Ma tu non sai com'è il teatro in certi momenti. Basta un niente, il minimo rumore. E lei, ora, il terz'atto sarà finito. Ti aspetterà. Le ho mandato un biglietto. Che biglietto? Che non resistevo più e che l'aspettavo qua. Ma non la posso più nemmeno aspettare. Non posso più rivederla. Me ne vado. Le dirai tu che sono partito. Vorresti partire? Ora stesso. Torno al mare. Non posso sopportare nemmeno l'idea di rivederla, lo vuoi capire? E me ne vado, perché non mi trovi qua. E vorresti partire così, senza dirle nulla? Le dirai tu che l'aspetto là, quando avrà riacquistato la sua faccia, quando avrà finito di dare a vedere a tutti. Ma che dici? Sei pazzo. Ma non hai visto che le è accaduto? Perché avrà provato vergogna lei stessa. Un disastro. Un disastro. Come si fa? Come ha potuto fare una cosa simile? Mostrarsi fino nella più segreta intimità. Com'era stata con me sotto gli occhi di tutti. Ho riconosciuto ogni gesto, ogni mossa. Che hai riconosciuto? Tutt'altro. Come tutt'altro? Ma io l'ho vista prima. Com'era prima, in questa stessa scena d'amore. E allora tutti sanno che è così. Che fa così, ma se io posso provare, assicurare che non sapeva nulla. Hai capito? Nulla! Prima allora era una finzione. O forse anche dopo con me. No. No, ora sapeva. Ora sapeva. E perché sapeva, era così tutta come trattenuta, a dire, a fare, la vergogna che la stessi a vedere lì, così, a mostrare a tutti ciò che io solo potevo dire che aveva veramente saputo con me. E che vorrebbe ora? Farlo accettare anche a me di mostrarsi così, come d'essere di tutti? Grazie! Io non posso ammetterla, questa finzione! Io me ne vado. Dille quello che provo, quello che sento, che per me non è possibile. Aspetta, per Dio, aspetta! Forse ne sarà convinta lei stessa ormai, che non è più possibile nemmeno per lei. Ha voluto fare questa prova, l'ha detto. Sì, consigliata da voi, per farmi vedere quello che valeva. Ma che volete che valga quella che voi vedete lassù, a paragone di come l'ho vista io? Mia. Tutta per me. Quando credevo che fosse così, soltanto per me, con la faccia che Dio le ha data, bella, limpida, con quegli occhi nudi, smarriti e ridenti, tutta impiastricciata, ora là come se l'è fatta, una maschera, con quelle ciglia e tutto quel belletto come una... E vi pare brava? Vi pare tanto brava, davvero? A me è parsa un tremulo fantasma che non trovava il verso di muovere un passo né di spiccicare una parola. Per me non vale nulla. Ah sì, brava. Ma avete fatto assistere ad una bella prova. Ma se ti sto dicendo che è mancata. Mancata per tutti e due gli atti davanti al suo pubblico. Nessuno l'ha più riconosciuta. È stato come uno sgomento in tutti a vederla sulla scena come se non fosse più nemmeno sicura della sua parte. Perché io ero là, io che mi torcevo. Ma un'attrice, caro mio, e del suo pubblico, prima di tutti, ha il dovere d'essere del suo pubblico e non può essere soltanto tua. Tranne che tu, ecco, non diventi per lei tutti. Tutti! E sai allora che vuol dire questo per te? Io tutti? Io sono uno. E vuoi che lei trovi in te che sei uno? Tutta la vita. Le emozioni, le soddisfazioni che finora le ha dato l'amore del suo pubblico.
Ma che puoi essere tu per lei? Scelga o l'amore di tutto il suo pubblico per quello che finora le ha dato, o il mio per quello che io le ho dato. E allora perché te ne vai? Aspetta che venga qua a dirti che amandoti come ti ama non potrà più recitare. No, voglio che sia lei sola qua a prendere la decisione di staccarsi, e che venga lei da sé, là dove l'aspetto. Queste sono le mie valigie. Fammele spedire. Ma del resto non ne ho bisogno. Abiti cittadini! Se non vuol venire, dille che mi imbarco e che faccio voto di non ritornare a terra. Mai più. Il signore parte? Sì. No. Non lo so. Forse. Devo ritirare le valigie. No, per ora. Io devo aspettare il ritorno della signorina. E allora s'accomodi. Se vuole, può passare di qua. No, ma io non posso farmi trovare così, nella sua camera. L'aspetterò giù. Nella hall. Eccola. Eli è di là. No, Donata, non l'ha incontrata. No, è sceso. Un momento fa. Ma giù dove? Io per far presto non mi sono neppure struccata. Mi permetta, può darsi che non abbia ancora lasciato l'albergo. Suppongo. Posso provare? No, aspetti. Lasciare l'albergo. Vuole partire? Sì. Le ha proprio detto che partiva? Sì. Che tornava dove lei sa e che l'aspettava. Dice che non ha potuto resistere. Questo lo so. È scappato dal teatro e io l'ho raggiunto qua. Ed è scappato anche di qua. Per non vedermi, così. E perché ha sofferto troppo a sentirmi recitare. Lui ha sofferto, dopo che... Dite voi qua che cosa è successo al terzo atto. Mai stata così brava. Ah sì? Sei dunque ripresa al terzo atto? Se lei fosse rimasto, tutto il pubblico in piedi, che applaudiva. Una vera, grande vittoria. Sì, sì. Ma io non dico questa della scena. Ma la mia vittoria su me, quello che è stato per me alla fine. Un trionfo. No, la mia liberazione. Rientrata nel mio camerino, mi sono scorta per un attimo nello specchio. La testa alzata, le mani alzate, ma perché mi pareva di stringere in pugno la vita. È così piena, così... facile. Io mi sono sentita felice come donna. Come donna. Felice di poter ancora amare. Questa era la mia vittoria. E pensando a lui, pensando che dovessi far felice anche lui, ecco, ero corsa qua a gridargli che...
Mi ero ritrovata alla fine. Mio, quello che ho patito per due atti, sapendo che lui era là, che mi vedeva per la prima volta, mi riconosceva in tutti i miei atti, isolandomi dal personaggio, trattenendomi, impedendomi di entrarvi. Io dovevo sciogliermi, staccarmi da quella cosa informe, increata, meschina, che era stata sua, ma che non ero io. Non ero io. Ecco, io dovevo trovare la forza di liberazione. E mi sono liberata. Ma quello che ho sentito in quel momento, nel più profondo di me stessa, è stato questo: che amavo e mi si apriva in quella facilità, pieno ed intero, anche l'amore, che conquistavo in quell'improvviso superamento di ogni angustia, non solamente la mia interezza di attrice nell'arte, ma anche la mia interezza di donna nella vita. Ecco, io lo volevo far comprendere anche a lui ora qua e dirgli che ho visto l'abisso, che ho provato un tale avvilimento di me stessa. No, peggio, immiserimento, che mi è parso chiaro subito d'un tratto che se la vita, l'amore che sentivo per lui, dovevano ridurmi così, ma io stessa allora non valevo più nulla neanche per lui. Mentre ora, ecco, questo orgoglio dell'amore di tutti, venivo a darlo qua, a uno solo, a lui. Lui non comprenderà mai in lei l'attrice, Donata. Per lui non vale nulla, l'ha detto. E perciò lei guai se deroga minimamente a se stessa. Lei questa sera alla fine ha vinto in se stessa la prova. Si è vinto. Ancora una volta. Vinto. E sola. Sola ancora una volta. E questa volta. Per sempre. Per sempre. E con questa doppia paura. Per la mia arte. E per me. Di riaccostarmi alla vita. No, basta. Lasciatemi sola, vi prego. Io ho bisogno di trovarmi sola, di restare qua sola. Tu sai che puoi chiamarmi sempre, quando vuoi, se ti occorre. Sì, grazie, Carlo, so. Buonanotte. Buonanotte, Giviero. Grazie, Conte. Buonanotte. Ha detto che se lei non veniva si sarebbe imbarcato e non sarebbe ritornato a terra mai più. Il mare.
trovarsi. Ecco, non ci si trova alla fine che soli. Io posso avere tutto l'amore che voglio e darlo io tutto l'amore, e a me l'amore di tutti. Non ti è mai accaduto di scoprirti improvvisamente in uno specchio mentre stai vivendo senza pensarti, che la tua stessa immagine ti sembra quella di un estraneo, che subito ti turba, ti sconcerta, ti guasta tutto, richiamandoti a te, che so, una ciocca di capelli che ti è scivolata sulla fronte. Questo maledetto specchio, che sono gli occhi degli altri e i nostri stessi, quando non ci servono per guardare gli altri, ma per vederci come ci conviene vivere, come dobbiamo vivere. Si resta con i nostri fantasmi più vivi e più veri di ogni cosa viva e vera, in una certezza che sta a noi soli raggiungere e che non può mancarci. Siamo sei personaggi, signore. No, non è così. Creda che siamo veramente sei personaggi, signore, interessantissimi, quantunque sperduti. Amorino mio, tu mi guardi smarrito con codesti occhioni belli. Chissà dove ti pare d'essere. Siamo su un palcoscenico,
Che cos'è un palcoscenico? Ma vedi, un luogo dove si gioca a fare sul serio. Ci si fa la commedia e noi faremo ora la commedia. Sul serio, sai, anche tu, amorino mio, che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te. Il giardino, la vasca, è finta, si sa. Il guaio è questo, carina, che è tutto finto qua. Già, ma forse a te, bambina, piacerebbe di più una vasca finta che una vera, per poterci giocare, eh? No, sarà per gli altri un gioco, non per te, purtroppo, che sei vera, amorino. E giochi per davvero in una vasca vera, bella, grande, verde, con tanti, tanti bambù che vi fanno l'ombra specchiandocisi e tante, tante anatrelle che vi nuotano sopra rompendo quest'ombra. E tu la vuoi acchiappare, una di queste anatrelle? No! Rosetta mia, no! La mamma non bada a te. Per quella canaglia di figlio là. E io sono qua con tutti i miei diavoli in testa. E questo è vero. E non è vero niente. Vero è soltanto che bisogna crearsi. Creare. E allora soltanto ci si crea.